Finfarm S.p.A. Operiamo per migliorare la pubblica amministrazione e offrire un servizio sempre più moderno ai cittadini italiani. Con passione e professionalità ci occupiamo di consulenza e formazione per le amministrazioni pubbliche e concorsi pubblici. In un anno, dopo il blocco della pandemia, abbiamo organizzato 119 concorsi, gestendo 1.200.000 candidature per oltre 38.000 posti. Supportiamo le amministrazioni anche con progetti di consulenza in ambito di formazione, performance, semplificazione, innovazione tecnologica, comunicazione. Da quasi 60 anni, Formez PA accompagna l'Italia nel proprio futuro. Rafforziamo la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per fornire a cittadini e imprese servizi più snelli ed efficienti. Negli ultimi 3 anni, il volume di attività dell'Istituto è quasi triplicato. Grazie all'impulso del Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez PA continua a crescere e sarà il principale strumento al servizio del Paese per realizzare le grandi sfide della trasformazione digitale, amministrativa e ambientale. Su tutto il territorio siamo al fianco delle pubbliche amministrazioni, a sostegno del cambiamento. Formez PA, sempre un passo avanti. Buongiorno a tutti, io sono Domenico Bonaventura della Direzione Comunicazione Istituzionale e Relazioni con le PA di Formez PA. Vi do il benvenuto al terzo dei 4 webinar organizzati dal Centro Studi Attività Internazionali di Formez PA. Il titolo di oggi è i concorsi digitali, parleremo di questo. Ovviamente uno dei temi trattati all'interno del rapporto Formez 2022 presentato alla presenza dei vertici del nostro istituto lo scorso 2 febbraio presso la sede dell'Associazione Nazionale della Stampa Estera. Sono oggi con noi Vincenzo Testa, che è direttore proprio del Centro Studi Attività Internazionali di Formez PA, che ha coordinato il gruppo di lavoro che ha esteso il rapporto Formez 2022, e Ermanno Rotondi della Direzione Reclutamento Formez PA. Io darei, senza dilungarmi troppo, subito la parola al dottor Vincenzo Testa, che parlerà proprio del tema relativo alla digitalizzazione dei concorsi, che sappiamo essere entrata quasi a gamba tesa, se così si può dire, dal 2021 in poi, e che ha portato ad alcuni effetti sull'attività di Formez e sulla realizzazione delle procedure che chiaramente Formez intende sempre condividere con i propri stakeholder. Quindi non mi dilungo oltre, cedo subito la parola a Vincenzo Testa. Grazie Domenico, buongiorno a tutti, siamo qui a questo terzo incontro di approfondimento dei temi del rapporto annuale. Parleremo oggi di concorsi digitali, o meglio di digitalizzazione delle procedure concorsuali, e consentitecelo anche, faremo alcuni cenni su alcuni temi che riteniamo importanti segnalarvi nella progettazione delle procedure, che diciamo così vanno in qualche modo inquadrati non soltanto nella nuova normativa e nella nuova disciplina che prevede appunto la possibilità di svolgere le procedure concorsuali in modalità digitale, ma anche in relazione a altre tematiche che attengono al crescimento del capitale umano, alla questione delle competenze, dei fabbisogni. E da questo punto di vista quello che voglio evidenziarvi è che c'è un po' un ponte tra gli argomenti che abbiamo trattato nel primo webinar, che attenevano alla transizione digitale, e quello di oggi, perché in quel webinar si concludeva che la frontiera che il Paese si trova a dover superare per portare digitalizzazione, servizi, semplificazioni più evolute e efficienti nel nostro futuro è rappresentata dal capitale umano, dal crescimento del capitale umano, delle competenze del capitale umano, e chiaramente insieme alla formazione, su cui stiamo puntando in maniera
molto consistente. Un'altra questione di rilievo è rappresentata dall'acquisizione del capitale umano da parte delle pubbliche amministrazioni. Da questo punto di vista, la digitalizzazione dei concorsi o meglio, la normativa che ha consentito la digitalizzazione dei concorsi è stato un intervento importantissimo, che io reputo paragonabile a quello che è intervenuto sull'introduzione della fatturazione elettronica oppure sull'anagrafe nazionale della popolazione residente. Non si tratta di introdurre diciamo così, infrastrutture abilitanti la transizione digitale, ma comunque si tratta di norme che consentono dei cambiamenti molto importanti relativamente alla, diciamo così, a tutti i servizi funzionali, poi all'efficienza della pubblica amministrazione stessa. Il punto di partenza per le considerazioni che faremo è anche in questo caso il nostro rapporto, che ha messo in evidenza alcuni dati. Allora, noi nella monografia che attiene alla selezione del personale delle risorse umane abbiamo messo a raccolta, strutturando e analizzando i dati delle procedure concorsuali che Formez ha svolto dal 2010 fino al 30 giugno 2022. È una data importante perché segna l'entrata a regime di INPA. Vedremo poi come condiziona diciamo così, la nostra attività e l'attività, diciamo così, di tutte le amministrazioni che devono selezionare personale pubblico. Un po' di dati. Allora, abbiamo considerato i bandi, i profili che ciascun bando contiene, quindi praticamente i concorsi effettivi, le procedure concorsuali che ciascun bando abilita e i posti messi a concorso. Vedete nella tabella alla vostra sinistra che dal 2010 al 2022 c'è un andamento abbastanza eterogeneo, nel senso che c'è fino al 2020, anno in cui sostanzialmente, come sapete, i concorsi sono rimasti bloccati per via del Covid, abbiamo un andamento sostanzialmente lineare rispetto ai bandi che abbiamo gestito, ai profili, ai posti messi a concorso. Nel 2021, nel 2022 invece c'è un boom che sia per ciascuno delle tre variabili che consideriamo, ci porta a dire che rappresentano dal 70 all'80% di tutta l'attività di gestione di procedure concorsuali che abbiamo svolto dal 2010 a oggi, o meglio al 30 giugno del 2022. E quali sono questi dati? Sono sostanzialmente 124 bandi di concorso, 257 procedure concorsuali all'interno dei bandi, 39.759 posti gestiti per oltre 2 milioni di candidature e, diciamo, 641.000 candidati unici. Il candidato unico è il candidato che è la persona fisica, il cittadino italiano che si candida, decide di candidarsi a uno o più concorsi. Vi ricordo che 641.000 candidati unici rappresentano circa l'1% della popolazione italiana. Quindi Formez ha, diciamo così, intrecciato le sue attività con circa l'1% della popolazione italiana in questo periodo. Vediamo un po' cosa è successo e perché questo è successo. Sostanzialmente lo accennavo, il 2020 rappresenta una cesura con lo stop ai concorsi pubblici per il Covid-19 e il passaggio a un mondo nuovo, o comunque a quello che si appresta a essere un mondo nuovo. Fino a quella data la disciplina che regola lo svolgimento delle procedure concorsuali è esclusivamente il DPR 487 in generale, del 94, che viene, diciamo, integrato con la riforma Madia, con il decreto legislativo 75/2017, e che, diciamo, abilita sostanzialmente alcune innovazioni all'interno dello svolgimento delle procedure concorsuali, ma soprattutto poi
nel 2019 abbiamo fatto molto importante. Finalmente avviene lo sblocco del turnover e quindi la possibilità finalmente per le pubbliche amministrazioni di assumere rispetto agli effettivi fabbisogni, al di là di quelli che erano i limiti imposti dalla normativa finanziaria. Nel 2021 la necessità di diciamo, far fronte a questi maggiori, o meglio, effettivi fabbisogni non più limitati delle PA, ma anche le esigenze di assunzioni straordinarie necessarie per far fronte all'attuazione del PNRR, hanno portato a fare delle considerazioni rispetto a come riattivare le procedure concorsuali in epoca di Covid, tenuto conto di queste maggiori esigenze. E quindi con il decreto legge 44 del 2021 sostanzialmente sono state introdotte delle novità normative che hanno, le novità normative che io paragonavo ad esempio all'introduzione della fatturazione elettronica, che hanno consentito lo svolgimento in modalità digitale delle procedure concorsuali e alcune semplificazioni nelle procedure selettive. Infine, dal 1 giugno 2022, in esito al decreto legge 36, che ha riformato l'articolo 35 quater del decreto legislativo 165, abbiamo l'attuale disciplina concorsuale, sempre che si muove nelle cornici del DPR 487 nel decreto legislativo 75, ma che consente sostanzialmente di svolgere le procedure concorsuali con almeno una prova scritta anche a contenuto teorico-pratico e almeno, diciamo così, la prova orale, comprendendo l'accertamento anche della prova inglese. Entra in funzione in PA, e questa è anch'essa una rivoluzione, perché, diciamo così, in PA rappresenta la base di accesso per tutte le pubbliche amministrazioni alla selezione della procedura concorsuale. Come si è inserito Formez in questa evoluzione normativa? Formez ha provato a dotarsi di un modello di gestione delle procedure concorsuali maggiormente strutturato che in passato e maggiormente coerente naturalmente con la normativa vigente. Un primo punto ha riguardato la piattaforma di acquisizione delle candidature e gestione delle fasi concorsuali, che è stata potenziata, è stata messa in grado di acquisire anche i titoli di studio e di farne una prevalutazione. Si sono fatti interventi rispetto anche alle infrastrutture su cui poggia e poggiava Step One, in grado di sostenere anche la presenza contemporanea di migliaia di candidati che accedono all'applicazione per la loro contestuale e contemporanea registrazione. Dall'altra parte si è provato a configurare un modello di gestione che è stato poi acquisito dall'esterno di un servizio integrato di realizzazione delle procedure che consentisse di dare l'effettiva attuazione a quelle che sono state le disposizioni normative da prima del decreto legislativo 44 e ora anche del 36, e cioè la possibilità di svolgere in sicurezza procedure concorsuali in maniera dislocata sul territorio e in modalità digitale. Vedremo con l'intervento del mio collega successivamente come questo è possibile e come avviene. Infine, il terzo punto è stata l'introduzione tra le prove concorsuali, sia per quanto riguarda i nostri committenti che per il nostro interno, di prove di valutazione delle soft skills. E questo è avvenuto, ad esempio, realizzando delle procedure in cui erano previste prove di assessment center, piuttosto che quesiti di in basket o situazionali. I vantaggi che ha consentito di realizzare la strutturazione di questo modello di gestione delle procedure. Innanzitutto la possibilità di gestire un numero di procedure contestuali superiore a uno.
Quindi la possibilità di svolgere in contemporanea, tenuto conto delle sedi dell'organizzazione delle procedure, più procedure concorsuali. Chiaramente con la digitalizzazione della prova scritta è venuto meno l'esigenza di effettuare prove selettive e attraverso l'implementazione di Step One, dell'applicativo, è stato possibile dare maggior rilievo possibile alla valutazione dei titoli e quindi, diciamo, sostanzialmente abbiamo avuto il vantaggio di poter ridurre gli spostamenti verso la sede di esame dei candidati e di gestire però contemporaneamente, nonostante ciò, elevati volumi di candidati. Tutto ciò si è, diciamo così, sintetizzato in una riduzione molto forte dei tempi di realizzazione delle procedure concorsuali. E vediamo cosa è avvenuto a questo riguardo. In primo luogo, e questo è un altro fattore che incide sulla tempistica di realizzazione delle prove, la semplificazione delle procedure concorsuali ha consentito di essere più celeri. Rispetto all'universo dei bandi che abbiamo gestiti, sostanzialmente vedete che circa tre quarti sono stati, diciamo così, o aggiornati con o senza riapertura dei termini, o sono stati nativamente, diciamo così, banditi, definiti attraverso la procedura semplificata. Stiamo parlando di 125 procedure. Per darvi un esempio di cosa significa e degli effetti che ha semplificare una procedura di selezione concorsuale, vediamo il confronto tra le procedure ordinarie e quelle semplificate rispetto a quelli che sono gli step caratteristici delle prove di esame, la prova selettiva, la prova scritta, la prova orale e la valutazione dei titoli. Vedete che, come vi dicevo prima, la digitalizzazione della procedura consente di evitare il ricorso alla procedura preselettiva. In effetti si ha un crollo tendenzialmente un annullamento delle procedure preselettive nei bandi considerati nel periodo. Dal 100% dei bandi nelle procedure ordinarie si passa nelle procedure semplificate solamente all'8% dei bandi. Per la prova scritta, nella procedura ordinaria, si prevedevano due o più prove scritte, mentre invece il 93% dei bandi pubblicati dalle amministrazioni hanno utilizzato la semplificazione e hanno, diciamo, fatto un'unica prova scritta. Anche la prova orale è stata oggetto, diciamo così, ha goduto dei vantaggi della semplificazione. Nella procedura semplificata solo il 17% dei bandi l'hanno previste, mentre invece il 100% dei bandi lo prevedeva precedentemente. La valutazione dei titoli è aumentata anch'essa e vedremo questo perché è avvenuto. Gli effetti sulla tempistica. Allora, l'insieme di questi fattori, e cioè la semplificazione e digitalizzazione delle procedure, hanno consentito di abbattere i tempi in maniera consistente. Passiamo da una media per le procedure svolte da Formez PA sulla procedura ordinaria in questi 10 anni, di 493 giorni, ha una media di 187 giorni di durata media dei concorsi svolti con procedura semplificata. Nella prima tabella vedete come, diciamo così, questo abbattimento è progressivo, fermo restando che è inficiato dal periodo del Covid e quindi dal blocco dei concorsi nel 2019 e nel 2020. Nella seconda tabella potete verificare come anche, diciamo così, nello specifico, la scelta del numero e della tipologia di prove incide sulla durata. Quella più breve è relativa a una procedura di selezione
attuata esclusivamente attraverso la valutazione dei titoli finalizzata all'ammissione alla prova scritta e la prova scritta stessa. 157 giorni. Quando c'è stata una prova scritta e la valutazione dei titoli, siamo passati a 182 giorni, con titoli e esame orale 189, laddove si è svolto il ciclo ordinario, quindi con la preselettiva fino alla prova orale, comunque rimaniamo anche negli ultimi 2 anni a 308 giorni. Mi segnala tuttavia che ci sono concorsi, come ad esempio il primo coesione, in cui la procedura è stata completata in meno di 120 giorni. Questa è una questione molto importante che attiene a quello che sono gli effetti di questa semplificazione della disciplina in relazione alla progettazione delle procedure concorsuali che le amministrazioni devono realizzare. Le fasi della procedura che prendiamo in considerazione sono quelle classiche: si va dalla pubblicazione del bando all'eventuale assegnazione dei candidati alle sedi di servizio. In mezzo ci sono dei momenti in cui c'è una durata predefinita, come la raccolta delle candidature, dei momenti e delle fasi in cui i tempi sono commensurabili, definibili e variano in relazione a quelle che sono alcune variabili di scelta, di progettazione che adesso andiamo a vedere. Dopodiché ci sono dei tempi che dipendono, diciamo, dalle caratteristiche del concorso, laddove abbiamo la formulazione delle graduatorie da parte delle commissioni d'esame e la relativa pubblicazione, gli eventuali strascichi di ricorsi che portano in qualche modo alla ripubblicazione della graduatoria in seguito a una sua riformulazione. Addirittura, se consideriamo l'intero ciclo, diciamo così, poi dobbiamo anche appunto considerare la fase di assegnazione dei candidati alla sede di servizio se la procedura riguarda più sedi. Il primo punto, gli obiettivi. Allora, noi ci muoviamo in un ambito di PAO. Quello che mi sento di affermare con sicurezza è che una progettazione efficace delle procedure concorsuali non avviene solamente all'interno del bando e quindi della scrittura del bando e delle caratteristiche del bando, ma avviene prima, avviene all'interno del processo di programmazione dei fabbisogni, di definizione di quelle che sono le figure professionali necessarie, di quelle che sono le competenze che attengono allo svolgimento delle attività delle missioni dell'ente. È qui che si definisce la politica di selezione che verrà realizzata attraverso la procedura concorsuale. È qui che si definisce quello che possiamo sicuramente definire il primo obiettivo della procedura concorsuale, cioè la sua efficacia. Abbiamo messo in evidenza in questi giorni come ci siano varie questioni relative a una valutazione della selezione del personale oggi nel nostro paese, ad esempio la scarsità di alcune figure specialistiche, oppure la questione dell'attrattività delle amministrazioni e via dicendo. Quindi secondo noi l'efficacia della procedura concorsuale necessita di che siano gettate delle basi prima nel PAO, nella programmazione dei fabbisogni, attraverso tutte le attività che sono necessarie per definire le figure professionali necessarie. La seconda questione riguarda la tempestività, e qui diciamo entriamo in un campo in cui possiamo intervenire in questo momento, nella progettazione della procedura concorsuale, e in particolare nel bilanciamento della selezione che si deve realizzare. La prima questione riguarda la scelta della modalità di selezione. Faccio una selezione caratterizzata da un'ampiezza dell'accertamento delle competenze o di una profondità di accertamento delle competenze. Faccio un esempio: quando oltre 20 anni fa ho fatto il mio ingresso nella pubblica amministrazione, ho fatto un concorso
al Ministero dell'allora si chiamava Tesoro e Programmazione Economica, e Ragioneria Generale dello Stato. C'erano dei concorsi gemelli nei vari dipartimenti. Io feci il concorso in Ragioneria, e in Ragioneria le materie di esame previste erano 11: diritto pubblico, privato, diritto della Comunità Europea, contabilità, finanza pubblica e via dicendo. La differenza, io chiaramente concorrevo per funzionario, la differenza di un concorso per funzionario e un concorso per dirigente era, data l'ampiezza delle materie verificate, nella profondità della selezione, nel senso che si andava con una maggiore, più approfondita selezione nel caso della dirigenza. Nello stesso tempo, un altro dipartimento, nel concorso gemello che vi ho detto, tra le materie di esame, prevedeva una sola materia, politiche economiche, e all'interno della, materia politica economica un solo argomento. Un solo argomento. Io, da bravo neolaureato, mi vado a cercare sulla Bibbia di politica economica, sullo Zamagni, quell'argomento. E sullo Zamagni, la Bibbia della politica economica, c'era un paragrafo di una pagina e mezza. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che, e io chiaramente non mi candidai a quel concorso, perché in quel caso la selezione che prevedeva quel dipartimento era molto profonda, molto specialistica, richiedeva una conoscenza magari solo di quell'argomento, ma molto approfondita. È chiaro che queste scelte dipendono dalla natura dell'amministrazione, dalla missione dell'amministrazione, dalla funzione delle competenze che sono richieste, ma è una valutazione che è importante fare per definire il numero e le caratteristiche delle prove. Un'altra questione importante, riguarda, direttamente collegata, riguarda, diciamo così, la definizione del confine dell'ampiezza della selezione da realizzare. Abbiamo difficoltà a trovare ingegneri. Forse queste difficoltà sono legate al fatto che magari, essendo molto specialistiche, queste figure hanno una minore dimestichezza con il diritto amministrativo o con altre questioni che attengono più specificamente al funzionamento dell'amministrazione. È possibile valutare che magari, la selezione possa essere molto profonda, molto specialistica, legata all'accertamento delle competenze specialistiche, e prevedere successivamente dei periodi di formazione intensiva molto focalizzati e finalizzati, e tutto quanto non è stato, diciamo così, verificato, e quindi si suppone non esserci. Terzo punto, la legittimità. È chiaro che la legittimità della procedura concorsuale attraverso una procedura digitalizzata tende a essere totale. È, diciamo così, un po' questa, diciamo, un esempio tipico, e qui mi ricollego a quando dicevo all'inizio, e c'è un esempio tipico di quanto dovrebbe essere fatto per la digitalizzazione delle procedure amministrative in questo paese. Una procedura digitale è una procedura chiusa, preprogrammata, in cui, diciamo così, tutto avviene secondo quello che è il flusso previsto, e quindi assicura sicuramente certezza e trasparenza alla procedura, e consente quindi di assicurare valori di legittimità della procedura tendenzialmente molto elevati. Nel prossimo webinar, in cui tratteremo sempre di numeri, sempre un po' di questioni che attengono un po' le politiche di selezione di questo paese, sempre rispetto a quella che è l'esperienza di Formez e ai dati che abbiamo messo insieme e analizzato, proveremo a dimostrare come, ad esempio, la digitalizzazione delle procedure concorsuali ha consentito un abbattimento, se non un annullamento, di alcune categorie di ricorsi che invece prima erano molto consistenti. Quindi grazie, e ripasso la linea a Domenico.
Grazie, grazie a Vincenzo Testa per questa sua disamina, come al solito, puntuale e ricca di, come ci ha abituato, di dati, di numeri che restituiscono un po' la cifra, con un gioco di parole non voluto, dell'impegno di Formez dal 2021 in poi, perché di quello stiamo parlando relativamente ai concorsi digitali, quindi alla digitalizzazione dei concorsi che, come ben diceva Vincenzo, si legano a doppio filo con il tema del primo webinar, quindi della transizione digitale, perché ovviamente stiamo parlando dello stesso macro ambito e di un sottoambito, tra virgolette, ben definito. Vincenzo parlava in una slide, sottolineava proprio la diminuzione della durata media dei concorsi, che è scesa ad oggi fino a 169 giorni nel totale dello svolgimento, quindi dall'inizio fino proprio alla conclusione. Chiaramente prima dell'inizio, dell'avvio di questo conteggio, quindi di questo conto alla rovescia, c'è tutta una fase di progettazione, di organizzazione del concorso stesso. Ermanno Rotondi è qui con noi, ed è fa parte dell'area della direzione reclutamento e si occupa con grande professionalità, dobbiamo dirlo, proprio di questo aspetto, e oggi ci illustra tutte le diverse fasi che attengono a quest'ambito. Quindi la parola ad Ermanno Rotondi. Salve, buongiorno a tutti. Allora, io sono Ermanno Rotondi, un tecnico della direzione reclutamento. Allora, ho sentito, diciamo, tutta la relazione del collega Testa, credo molto precisa, molto dettagliata, soprattutto nei numeri, che questa trasformazione digitale dell'attività concorsuale ha portato. Allora, io per cominciare, anche così, per spiegarvi fondamentalmente, perché generalmente quando uno vede un'attività concorsuale, vede l'attività concorsuale in aula, cioè pensa che il concorso è il concorso che si svolge nell'aula, mentre il concorso ha tutta una preparazione, tutto un lavoro, ha tutta una conseguenza di situazioni che vengono svolte passo per passo. Iniziamo a dire che prima si fa un supporto al bando. A chi? Alle amministrazioni che sono nostre associate e soprattutto il supporto a bando alla commissione interministeriale, se c'è, se viene chiamata in causa, interministeriale RIPAM, composta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dal Ministero dell'Interno e dal MEF. Una volta che il bando è pronto e viene pubblicato, nello stesso istante c'è la customizzazione. Che cos'è? La customizzazione del bando viene riportata praticamente direttamente su una piattaforma dove il candidato si può candidare, cioè entra nella propria pagina personale e chiaramente tramite la customizzazione ha tutti i dati da inserire con i titoli e chiaramente tutto quello che riguarda il bando concorsuale. Chiaramente mette tutta la propria documentazione all'interno della piattaforma. Questo è un lavoro comunque complicato, ma deve essere preciso, perché chiaramente sulla piattaforma deve rispecchiare esattamente quello che è il bando. Poi andiamo sulla raccolta delle candidature. Poi andiamo sulla raccolta delle candidature. Allora, la raccolta delle candidature chiaramente viene sempre gestita dal Formez, è la fase più importante perché sappiamo quanti candidati si sono candidati, scusate il gioco delle parole, si sono candidati a quella tipologia del concorso. Chiaramente in questa fase, nella raccolta delle candidature, non è che si apre un portale e ci dice ci sono 1.000 candidature. Da qui alla chiusura del bando e alla chiusura della candidatura c'è anche l'assistenza ai candidati. Allora, non faccio numeri perché chiaramente non sono predisposto a fare numeri, però dico che noi in questi ultimi, diciamo, 3 anni, dal 2021 finora, abbiamo fatto assistenza, forse su per giù ci avviciniamo quasi a 1 milione di candidati.
L'assistenza significa assistere il candidato nelle proprie difficoltà se ha delle problematiche nella candidatura. Chiaramente con l'equivalenza delle lauree, con i vari dati da inserire e altro. Tutto questo viene curato direttamente dai miei colleghi all'interno del Formez. Poi c'è la parte, facciamo un esempio del concorso multisedi, perché è quello che comunque è la novità del fatto, perché la multisede ha portato chiaramente a una, diciamo, un'evoluzione concorsuale più ampia, ci ha permesso che anche i candidati nel proprio luogo potevano fare i concorsi, ha permesso chiaramente una serie di novità, soprattutto il fatto che anche a livello regionale i candidati non si potevano muovere anche a proprie spese, perché questo era comunque, c'era anche il problema del Covid, perciò noi entriamo subito nell'era, diciamo, Covid, con un protocollo che non si potevano spostare i candidati, altro. Questo chiaramente ha portato un'evoluzione, credo in senso positivo, anche nella normativa della digitalizzazione dei concorsi. Questo è stato l'elemento fondamentale che poi ha permesso a tutti quei dati che il collega Testa ha indicato, ha permesso a Formez di gestire qualche milione di candidati che sono stati, diciamo, coinvolti nell'attività concorsuale, e chiaramente ha permesso Formez di gestire un'attività concorsuale, diciamo, a livello nazionale importantissima. Forse nessuno l'ha fatta da quando si fanno concorsi dalla Repubblica Italiana. Allora, il problema è questo. Allora, nel momento in cui i candidati, si chiude il bando, si chiudono le candidature, parliamo di una multisede, i candidati vengono suddivisi in nord, centro e sud. Facciamo un esempio: noi siamo arrivati fino a 12 sedi concorsuali, sono hub concorsuali, gli hub concorsuali sono le sedi concorsuali, ma facciamo caso, noi abbiamo 3 sedi, una al nord, una al centro e una al sud. Noi ci occupiamo di suddividere in base alla residenza i candidati che vanno al nord, al centro e al sud. Ma la cosa più importante nella gestione concorsuale, ci sono concorsi che hanno più profili. Immaginiamo il profilo A, il profilo B e il profilo C. Dobbiamo fare in modo che nell'attività concorsuale il candidato che è candidato a più profili, quei profili non sono in concomitanza. Pertanto anche nella gestione di un'attività di concorsuale dove ci sono 100.000 iscritti, dobbiamo preoccuparci che quel candidato, quel giorno, in quell'ora, in quella sessione, non ci sia una sessione in contemporanea per permettere a quel candidato di fare più attività concorsuali, perché si è iscritto a più profili. Questo è, chiaramente la possiamo chiamare anche la calendarizzazione delle prove, perché tutto questo poi viene riportato chiaramente anche alla organizzazione dell'attività concorsuale, cioè abbinare determinati giorni, trovare gli hub concorsuali con una società che gestisce chiaramente con Formez tutti gli hub concorsuali, e chiaramente organizzare il concorso in determinati giorni. Questa è una parte, diciamo, molto tecnica. Poi c'è anche la parte della nomina delle commissioni, che non dipende chiaramente dal Formez, ma dipende chiaramente dalle amministrazioni nostre associate o dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In questo caso facciamo un esempio: un'amministrazione associata nomina una commissione, che è una commissione che chiameremo centrale, visto che abbiamo più sedi, nomina dei comitati di vigilanza, che hanno solo un ruolo di vigilanza. Questo, tra la nomina delle commissioni, la decisione in quali sedi concorsuali, in questo caso abbiamo fatto un esempio nord, centro e sud, praticamente dobbiamo abbinare anche la preparazione e la creazione dei test.
che chiaramente vengono gestite e vengono create da una società certificata e vengono dati direttamente al presidente e alla commissione centrale che gestisce i test. A quel punto esce la convocazione dell'attività concorsuale. L'attività concorsuale generalmente, non so, i bandi prevedono da 10 giorni a 20 giorni, c'è una vera e propria convocazione, cioè che tutti i candidati vengono convocati in base alla residenza al nord, in base alla residenza al centro, in base alla residenza al sud. La convocazione come avviene? La convocazione avviene praticamente nella propria pagina personale. In questo caso noi adesso avevamo diverse piattaforme, c'era, adesso c'è INPA che entrerà in funzione al 100%, comunque parliamo su una piattaforma, in questo caso formez.concorsismart.it, lì c'è proprio la pagina personale dove, facciamo un esempio, dove uno ha proceduto all'iscrizione, si trova il concorso in cui è iscritto, gli arriva la lettera di convocazione, il giorno, la sessione della convocazione, si stampa la lettera del candidato e deve solo presentarsi quel giorno alla convocazione concorsuale. E adesso qui si apre chiaramente un altro mondo, sembra molto articolato, comunque questa articolazione messa diciamo in pratica ci ha permesso di fare quei dati, quel qualche milione e passa dei candidati in tutta Italia, perché la digitalizzazione, ripeto di nuovo, lo potrei ripetere all'infinito, ci ha permesso veramente di fare un salto di qualità all'interno di questo paese e soprattutto ai concorsi pubblici. Nel momento in cui i candidati vengono convocati, si presentano alla sessione concorsuale. L'attività concorsuale come si svolge? A differenza del cartaceo, che era molto macchinosa, prendeva molto tempo, fotocopie su fotocopie, candidati che gli venivano distribuiti fogli, foglietti, anagrafiche e altro, cioè tutto questo era macchinoso. Ci potevano stare anche dei margini di errore, pertanto rivedere, ricontrollare di nuovo, eccetera, eccetera, fino a che si poteva partire su un'attività concorsuale vera e propria, cioè sul comincio prove, diciamo, quando si cominciano le prove. Allora, il candidato si presenta alla sede concorsuale. A sua scelta si sceglie, gli si viene dato o si sceglie un braccialetto con un QR code. Il braccialetto viene messo a polso e a quel punto viene chiamato all'interno del hub concorsuale, dove c'è la prima fase che è il check-in. Il check-in è la parte più importante per il candidato e soprattutto per noi, per la gestione dell'attività concorsuale, come il check-out alla fine, che poi ci arriveremo. Il check-in praticamente avviene con braccialetto, gli viene consegnato il tablet, abbinamento braccialetto al tablet. Chiaramente prima di questo il candidato si presenta con lettera di convocazione e documento. Una volta che il candidato viene riconosciuto e una volta che ha presentato la lettera di partecipazione, avviene chiaramente subito dopo l'abbinamento tra il braccialetto e il tablet. A quel punto noi passiamo sul vero e proprio anonimato del candidato, perché chiaramente a quel punto il candidato è su un QR code, su un numero, non c'è nessun riconoscimento, non c'è una grafica, non c'è nulla, che chiaramente lì che rispettiamo l'utilizzo degli strumenti informatici ci permettono e digitali ci permettono il rispetto della normativa, delle tutele, dei dati personali, della tracciabilità e soprattutto della sicurezza dell'attività concorsuale che il candidato fa, soprattutto per il candidato stesso. A quel punto gli viene assegnato un posto e il candidato aspetta la contemporaneità. Ecco, mi voglio soffermare su questo punto che è importantissimo. Allora, noi quando comincia un'attività concorsuale, qua nelle multisedi,
La novità qual è stata? È la contemporaneità, come se fosse un'unica sede in quel momento, cioè il collegamento con tutte le sedi, la gestione da parte del Formez e il supporto a tutte le commissioni, alla Commissione Centrale e soprattutto ai comitati di vigilanza, e la gestione del Formez per far sì che quel concorso è in contemporanea, in quello comincia in un orario e finisce in un determinato orario. È in contemporanea con il nord, ad esempio Milano, è in contemporanea con Roma e in contemporanea con il sud, ad esempio Palermo, che è un unico concorso vero e proprio. Molti candidati, diciamo, si sono trovati con un tablet, non sapendo la funzionalità soprattutto del tablet, alla fine gli sono state date le istruzioni, perché nel frattempo vengono date istruzioni in continuazione e il candidato, io non ho trovato nessun candidato che ha trovato difficoltà con il tablet, e chiaramente anche nella spiegazione, anche se il candidato ti chiede più volte quello che può fare e quello che non può fare, alla fine durante l'attività concorsuale nessuno disturba nessuno, perché è di una semplicità che ormai, diciamo, il 99,9% in Italia tutti usano un telefonino o un tablet, pertanto il candidato lo trova semplicissimo far funzionare la funzionalità del tablet vero e proprio. Allora, cosa succede? Nel momento in cui noi abbiamo la contemporaneità, significa che tutti gli hub concorsuali aprono in contemporanea, cioè entra il primo candidato fino all'ultimo candidato, che può entrare a Palermo, come può entrare a Roma, oppure può entrare a Milano, solo in quel momento, quando è entrato l'ultimo candidato e la commissione centrale, in questo caso immaginiamola a Roma, è stata informata che l'ultimo candidato è entrato, in quel momento la commissione centrale chiude, il termine tecnico è chiudere i varchi, chiude i varchi e chiude i cancelli dell'hub concorsuale. Pertanto non abbiamo di fronte una platea concorsuale in tre sedi, nord, centro, sud, ma in quel momento è unica, con un collegamento visivo, sia anche vocale, ma soprattutto visivo, per ogni sede, per quello che succede in tutte le sedi, e soprattutto tutto ruota chiaramente intorno alla commissione centrale che è a Roma, che è supportata generalmente dai colleghi che sono i responsabili di progetto e dai colleghi che gestiscono anche le informazioni che vanno da Roma chiaramente in tutte le realtà locali. In quel momento, quando tutti i tablet sono allineati, quando l'ultimo candidato è entrato, quando tutto è diciamo pronto per partire, solo in quel momento, chiaramente la commissione chiama tre testimoni. Questo avviene chiaramente, immaginiamola, una commissione centrale a Roma, chiama tre testimoni e con questi tre testimoni, praticamente a livello proprio fisico, immaginiamo tre buste in mano, busta A, busta B, busta C. Le buste sono fisiche, cioè sono stampate, chiuse, sigillate e gestite dalla commissione e dal presidente. I tre testimoni scelgono una busta. In quel momento, quando viene scelta la busta viene chiaramente inserita all'interno del sistema. E da quel momento in poi, una volta che il presidente, immaginiamo, ha scelto il candidato, la busta A, viene mandato un codice, che è un codice di sicurezza, che è un codice PIN, in cui praticamente entra, da quel momento comincia l'attività concorsuale. Se il candidato sbaglia il codice PIN, non succede nulla. Finché il codice PIN è corretto, solo da quel momento sia il tempo che ha a disposizione il candidato, solo da quel momento si può cominciare. L'attività concorsuale, immaginiamo, dura 60 minuti, il candidato di fronte a una serie di domande, di quesiti, e può cominciare a sfogliare il tablet, sia avanti e indietro. Qual è stata anche la novità
che io, vederla, diciamo, fisicamente, ho trovato. La novità è stata anche che quando il candidato risponde a una domanda, a differenza del cartaceo, può ritornare col tablet, può ritornare indietro, visto che è digitale, e modificare quella domanda. Se non è più sicuro che quella domanda praticamente esatta o non esatta, ci ripensa, può modificarla. Col cartaceo, una volta che uno aveva risposto a una domanda, non poteva cambiare il foglio. Chiaramente il foglio era quello, gli è stato consigliato quel foglio, e a quel punto non poteva cambiare la domanda. Chiaramente anche una facilità, anche una predisposizione per il candidato a una semplificazione anche della sua propria stessa prova. Nessun candidato può prendere dei minuti in più, a meno che per legge ci sono i tempi aggiuntivi o soprattutto i tempi aggiuntivi hanno dei minutaggi che la Commissione Centrale praticamente gli dedica in più. Ma il candidato che praticamente ha 60 minuti non può continuare la prova oltre 60 minuti perché il tablet automaticamente si spegne da solo. Pertanto tutti hanno a disposizione i loro 60 minuti. Chiaramente la fase di check-in è stata questa, la fase dell'attività concorsuale, e soprattutto adesso c'è il check-out. Il check-out è un'altra fase delicata e importantissima per la gestione, soprattutto nostra, del Formez, perché tutti i candidati devono di nuovo abbinare il QR code al tablet e consegnarlo. Chiaramente nel momento in cui c'è l'attività concorsuale, la SIM del tablet è offline e non, chiaramente, non può, il tablet non può comunicare con niente, con nessuno, e neanche la SIM. In quel momento la sua prova viene mandata, chiaramente viene inviata con col codice QR code, viene inviata chiaramente a una piattaforma che elabora in maniera istantanea la propria prova. La novità qual è? Una volta che i candidati chiaramente sono usciti e noi abbiamo comunque ricontrollato che, ad esempio, sono entrati 1000 candidati, sono stati consegnati 1000 tablet, sono usciti 1000 candidati, sono stati riconsegnati 1000 tablet. Nessun candidato può scambiare un tablet a un altro tablet, perché chiaramente è abbinato al QR code del braccialetto, e chiaramente questa è un'altra prova di sicurezza. Nessuno può scambiarsi il tablet. Sono tutte fasi di sicurezza per la gestione vera e propria del candidato. Chiaramente anche tutta questa fase è stata pensata intorno al candidato, per gestire bene il candidato, per dargli la massima disponibilità, la massima sicurezza, ma soprattutto far sì che il candidato si senta al sicuro nel rispetto delle normative vincenti. Quando immaginiamo questa attività concorsuale finisce, il candidato in tempo reale può rientrare nella propria pagina. In questo caso l'avevo già detta prima, su formez.concorsismart.it, e praticamente può entrare nella propria pagina personale, vedere l'attestato di partecipazione, perché va in automatico. Nel momento in cui il candidato si registra col tablet, parte in automatico l'attestato di partecipazione, e chiaramente nel momento in cui il candidato consegna la prova, parte già la correzione della prova, e in automatico si ritrova la prova nella sua pagina personale, in cui può controllare le risposte esatte, le risposte sbagliate e le risposte nulle con relativo punteggio. Questo è stato, l'innovazione che ha permesso, chiaramente digitale, che ha permesso al Formez, ma soprattutto anche alle amministrazioni, di conseguire questo grandissimo risultato che è stato fatto in questi 2 anni. E chiaramente sulla roadmap che il Ministro ha indicato su 150.000 assunzioni nel 2023, su questa roadmap il Formez c'è, è pronto, e chiaramente rispetteremo i tempi dovuti. Grazie.
Grazie, grazie a Ermanno Rotondi per questa, per come ci ha illustrato con chiarezza tutti i passaggi, dall'A alla Z, tutti i passaggi, che, da cui origina una selezione digitale fino al proprio termine. A proposito di termine, noi siamo quasi siamo agli sgoccioli praticamente di questo terzo, webinar. Vorrei, giusto raccogliere una domanda che ci è arrivata, sempre prima per Ermanno telegraficamente e poi per un'altra per Vincenzo. Per Ermanno volevo chiedere se, le sedi decentrate per i concorsi post-Covid sono ancora in atto. Le centrali sono in atto e per di più abbiamo fatto in maniera che tutte le regioni hanno almeno 3 sedi. Chiaramente, i concorsi in multisede vengono fatti anche in base a quante candidature ci sono. Il concorso in multisede è il concorso digitale, è il concorso innovativo e chiaramente è il concorso che ci sarà in atto anche nel 2023 e nel 2024. Ok, grazie, grazie mille Ermanno Telegrafico come avevo chiesto. Invece a Vincenzo Testa volevo chiedere, come incide la progettazione delle prove nel bilanciamento della selezione. Grazie Domenico. Mi riallaccio appunto alla missione descritta da Ermanno poco fa rispetto agli obiettivi di selezione di questo e del prossimo anno. È chiaro che non soltanto, io dico, il PNRR, ma soprattutto il PNRR richiedono interventi tempestivi, efficaci, per portare forze nuove e competenti all'interno delle nostre amministrazioni. E quindi, da questo punto di vista, la progettazione delle prove, che come dalle evidenze che vi ho mostrato in qualche modo incidono sulla durata della selezione stessa, è un argomento molto delicato, nel senso che tenuto conto di quello che è necessario alle nostre amministrazioni, è anche vero che poi appunto sfruttando il sistema delle competenze descritti nei piani di fabbisogni, la progettazione delle procedure di selezione devono essere in grado di ottenere il massimo risultato col minor sforzo. Quindi è per questo che è così importante il bilanciamento della selezione all'interno della procedura selettiva. Consentitemi, mi viene in mente l'articolo 35 quater, il sistema delineato dall'articolo 35 quater. Cosa prevede attualmente? L'espletamento di almeno una prova scritta, anche contenuto teorico-pratico, e di una prova orale che abbia la verifica della lingua inglese. Quali criteri ha a disposizione l'amministrazione per definire il sistema di selezione? Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione dovranno contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando e quindi nel piano dei fabbisogni, dunque PIAO, con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso, orientati ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza e così via, che abbiamo visto il concorso digitale assicura. I contenuti delle prove, sempre l'articolo 35 quater, i contenuti di ciascuna prova dovranno essere disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Quindi, cosa ci dice questa norma? Ci dice che fare uno sforzo in più, nel senso che la procedura selettiva deve andare al di là di quella che è lo standard, diciamo così, classico, ma deve essere vestita sulla figura professionale che le nostre amministrazioni ricercano e quindi sarà, diciamo così, a geometria variabile. Potrà essere più ampia in un certo caso, più profonda
in un'altra, potrà prevedere un accertamento complessivo delle competenze durante la selezione concorsuale in un caso, potrà prevedere ad esempio un piano formativo intensivo una volta assunto il personale, o addirittura fa riferimento a un corso concorso di cui noi parliamo all'interno del rapporto con l'esperienza di Ripam Campania. Un altro punto che voglio segnalarvi, e poi mi chiudo, è sempre qui sull'articolo 35 quater, e riguarda i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, che possono concorrere in misura non superiore a un terzo alla formazione del punteggio finale. Questo cosa significa? Significa che laddove si abbia la capacità e la possibilità di definire un sistema di titoli preciso, è possibile e forse secondo me anche opportuno utilizzarlo, nel senso che l'esperienza professionale in alcuni profili altamente specializzati può portare un valore aggiunto che ad esempio in queste assunzioni per il PNRR di cui abbiamo urgentemente bisogno. Quindi io mi chiudo a questo punto, non so se ci sono. Grazie mille a Vincenzo Testa per la risposta singola chiaramente, ma ovviamente per l'intervento e la partecipazione al webinar, e grazie a Ermanno Rotondi della direzione del reclutamento Ferme SPA. Noi vi diamo appuntamento al prossimo webinar di martedì prossimo 14 marzo, selezionare le persone per la PA è il titolo del prossimo appuntamento. E vi ricordiamo che come ha scritto Daniele all'interno della chat, la registrazione e i materiali saranno disponibili da questo pomeriggio al link che vedete, a cui potete accedere tranquillamente cliccando. E vi ricordo, giusto così, continuare a seguirci per tutti gli aggiornamenti che ci riguardano sul nostro sito formez.it e sulle nostre pagine social. Grazie mille e alla prossima. Thank you.